Allora, oggi, 1º agosto, giustizia direi quasi fatta per Fausto Brizzi e qua bisogna godere. Ciao, sono Alessandra Cantini. Alessandra deriva dal greco e vuol dire protettrice degli uomini e questo è quello che faccio. Denuncio le abusi delle terroriste di genere che trovano tutti i pretesti per accusare gli uomini di cose non fatte per ottenerne privilegi. Vittima di terrorismo di genere di cui vi parlo oggi è su tutti i giornali perché oggi, appunto, 1º agosto 2018, la Procura di Roma l'ha scagionato dicendo che i fatti non sussistono. Sto parlando di Fausto Brizzi che sull'onda del Me Too generato da queste sciacquette a presunte attrici che si ritrovavano senza più un lavoro decente e anche probabilmente senza una vita sessuale e sentimentale appagante, hanno iniziato a muovere per ottenere più visibilità. Ci sono riuscite perfettamente e hanno trascinato nella rovina un uomo del calibro di Harvey Weinstein e anche altri. Harvey Weinstein si sta difendendo dicendo: ma lo fanno tutti. È vero, lo fanno tutti, prescindere, e veramente non ci vogliono, come dice questa Clarissa Marchese, questa ex Miss Italia, a quanto pare, in un video accorato per Rai 3, dice: perché mi chiamava in un locale per darmi delle lezioni di cinema e mi chiese di spogliarmi dopo varie lezioni. Cioè, non chiamano per tante lezioni. Generalmente un regista non ci vuole tanto per portarsi un'aspirante ventenne attrice a letto, soprattutto se come Fausto Brizzi è pure giovane e avvenente. Comunque, e poi se le avesse date, diciamocelo, sarebbe stata un po' più accorata e brava, no? Nel dimostrare quanto abbia sofferto, nel dover rinunciare a questa carriera che tanto voleva per la sua dignità. Di dignità non ce ne hanno, come non ne hanno le Iene, che hanno chiamato decine di ragazze bendate a raccontare questi provini sporchi che Fausto Brizzi faceva. Allora, tutti loro meritano di essere querelati per calunnia, ripagare i danni patrimoniali e morali che hanno causato. Patrimoniali perché a Fausto si è dovuto pagare un sacco di avvocati, ha visto il suo nome cancellato dal Cinepanettone e ha perso parecchi soldi, immagino. Ma non sono i danni materiali quelli più gravi, sono quelli inferti alla figlia e alla moglie, perennemente aspettate fuori dai giornalisti che le chiedevano come fosse essere moglie e figlia di un tale criminale, un pervertito, un maniaco sessuale. E oggi i fatti non sussistono, ma la bambina nel frattempo cosa ha vissuto? Cosa le dirà il padre poi? Ecco, qua deve non si dà pace finché certi appunto certi fatti che denunciano questa mentalità femminile che veramente non si ferma di fronte a niente pur di vedere cosa, forse l'orgoglio, uno straccio di briciole, qualcosa, una vera prostituzione. Prostituzione nell'ottenere qualcosa che non può avere? Forse un'umiliazione perché Fausto non c'è in realtà stato? Non so, in ogni caso non mi darò pace finché non si ristabilirà la complementarità giusta, il rispetto e una visione preventiva delle cose, prima di far del male a un uomo, a una bambina, a una moglie che comunque danno e fanno per la famiglia. Non mi fermerò lì e non mi fermerò dopo, perché i rapporti uomo-donna vanno ristabiliti nella maniera corretta, nell'ugualità, che non è questa uguaglianza di genere che è impossibile, ma l'uguaglianza dei diritti. Ci vogliono prove e qua prove non ci sono state. Quindi, se siete d'accordo, condividete questo video, iscrivetevi al canale, andate sul sito The Venusians dove caricherò il materiale e non ci si può ridere, però si può vedere obiettivamente cosa queste ragazze hanno detto. Questa è calunnia, è calunnia, è quasi un omicidio. Poteva suicidarsi Fausto Brizzi se fosse stato meno forte psicologicamente. Sono con lui perché ottenga ancora più giustizia e anzi, cerchiamo di firmare delle petizioni, qualcosa affinché questi personaggi se la passino davvero brutta e le Iene smetta di andare in onda. Ciao.